Bentrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. In occasione della commemorazione dei defunti 2022 si è svolto nella mattinata del 2 novembre presso il cimitero comunale di Taranto, San Brunone, il pellegrinaggio rituale a cui ha fatto seguito la tradizionale celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro. Innanzitutto un messaggio di vicinanza a coloro che ci hanno voluto bene, ai nostri parenti e ai genitori, poi alle vittime del dovere, alle vittime della giustizia, alle vittime sul lavoro. Quindi proprio una condivisione della condizione umana. E poi un messaggio di speranza, un messaggio di portare avanti il bene che i nostri predecessori hanno fatto e con un approfondimento delle ragioni della vita, vivere con dignità, vivere con giustizia, vivere facendo il bene. Il Signore è venuto proprio per starci vicino nei momenti della vita, in tutta la vita, ma anche nell'estrema difficoltà che è la morte, per salvarci, per abbracciarci, per cui è veramente uno spettacolo bello quello della gente che ricorda i propri parenti defunti. È un segno di dignità, l'attenzione e il culto alle persone che ci hanno preceduto e che sono morte. Il ritorno dei medici non vaccinati contro il Covid in ospedale continua a creare polemiche. L'ultima riguarda la Puglia, dove una legge regionale impedisce l'impiego di sanitari Novax nei reparti più a rischio. Una legge che verrà impugnata, ha assicurato il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato a Sky TG24. In Puglia la legge che obbliga il personale sanitario a vaccinarsi anche contro il Covid c'è e rimane in vigore, ha ribadito l'assessore alla sanità della regione Puglia Rocco Palese. La legge regionale stabilisce che gli operatori sanitari non vaccinati non possono essere a contatto con i pazienti ricoverati negli ospedali. L'obbligo di vaccino in Puglia non riguarda solo il Covid, ma altri 10 vaccini, gli stessi previsti anche dal piano nazionale. Non cambierà nulla, ha dichiarato il governatore Michele Emiliano, perché esiste una legge regionale che obbliga tutti i sanitari alla vaccinazione, non solo per il Covid ma anche per l'influenza. Nessuno è stato cacciato via, ma i non vaccinati, irresponsabili, non sono a contatto con i pazienti e non torneranno in contatto con loro. Sono 373 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Puglia secondo il bollettino regionale del 2 novembre. 3.650 i tamponi effettuati con un tasso di positività del 10,2%, nessun decesso rilevato. 30 le positività emerse nel Tarantino, 16 residenti fuori regione infettati, di 3 persone ancora da definire la provincia d'appartenenza. Al momento in regione ci sono 13.339 persone attualmente positive, di queste 180 sono ricoverate in area non critica e 11 in terapia intensiva. Sono ancora bloccate al largo delle coste della Sicilia le 3 navi delle rispettive ONG con a bordo quasi 1.000 migranti recuperati in mare attraverso diverse operazioni di salvataggio. Si tratta in totale di 985 persone, di cui 223 minori. 11 richieste per un porto sicuro finora non hanno avuto successo, scrive la SOS Humanity sulla sua pagina Facebook. Luca, responsabile della sanità mentale a bordo, parla della situazione dei minori sopravvissuti. Oltre ai segni di violenza fisica, prese le cicatrici da colpi di arma da fuoco e ferite da taglio, cominciano a farsi sentire gli effetti post-traumatici delle esperienze vissute nei paesi d'origine. Queste persone, soprattutto i minori non accompagnati, conclude Luca, hanno bisogno di un porto sicuro. Dal governo italiano al momento nessuna risposta. Il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, aveva annunciato nei giorni scorsi una stretta sugli sbarchi di migranti da parte di ONG straniere. In una recente intervista al Corriere della Sera, Piantedosi ha confermato la sua idea. Non possiamo farci carico dei migranti raccolti in mare da navi straniere che operano sistematicamente senza alcun preventivo coordinamento delle autorità. Al momento questi eventi, ha confermato il ministro, rappresentano il 16% delle persone sbarcate in Italia, ma poiché ci facciamo già carico del restante 84% dei migranti arrivati sulle nostre coste con altri mezzi o salvati da noi, auspichiamo che la tanto sbandierata solidarietà europea si realizzi concretamente. Tornano a Taranto le strisce bianche. In alcune zone della città sarà di nuovo possibile parcheggiare gratuitamente.
Nella mattinata del 2 novembre i dipendenti di Chima Mobilità Amat hanno ritinteggiato le strisce blu che identificano i parcheggi a pagamento nel tratto che va da Via Alemagna Grecia a Via Polesine. Questa zona non sarà l'unica interessata dal ritorno delle strisce bianche. Non sono però ancora chiari i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale identificherà le zone in cui si potrà di nuovo parcheggiare gratis. È ripresa nel pomeriggio di martedì 1 novembre la preparazione dei rossoblù in vista dell'impegno in programma per domenica 6 novembre sul sintetico del Curcio di Picerno. Agli ordini di mister Capuano, la squadra ha svolto una prima parte di allenamento incentrata su un lavoro a blocchi di potenza aerobica intervallato da fase di possesso palla e una seconda parte di fase tattica con finalizzazione della fase offensiva. Per oggi mercoledì 2 novembre è prevista una doppia seduta di allenamento, mentre giovedì i rossoblù sosterranno la consueta partitella. Intanto nei giorni scorsi i tecnici del comune hanno dato via alle operazioni di semina per il rinnovamento del manto erboso del campo A dello stadio Iacovone. La speranza della società è di avere a disposizione, a partire dalla gara interna contro la Viterbese, in programma domenica 13 novembre alle 17.30, una superficie di gioco adeguata alla disputa dei propri impegni casalinghi. Questa era l'ultima notizia. Dalla redazione di Cosmopolis Media è tutto. Al prossimo notiziario.